Buonasera, benvenuti a tutti. Io sono Tiziana Grassi, responsabile della programmazione della Biblioteca dell'Oblate. Volevo ringraziare l'Associazione La Crescenza, naturalmente per il contributo che ha sempre dato in questi ultimi anni, di questa collaborazione che ha arricchito sempre la nostra programmazione. Però se sono qui è per un grazie speciale, perché ha accettato di declinare veramente questo incontro dedicandolo alla donna. Infatti praticamente la vostra iniziativa è inserita nella settimana che noi abbiamo dedicato come ogni anno alla donna. Quindi è compresa anche nel Marzo Donna, che è il programma istituzionale del Comune di Firenze, ed è nella settimana quando il silenzio si fa parola che la biblioteca ha dedicato alla donna. Voglio soltanto ringraziarvi quindi ancora e lascio naturalmente lo spazio per poter continuare la vostra iniziativa. Grazie. Anch'io ringrazio del saluto e sono molto contenta che questa conferenza siamo riusciti a farla, organizzarla in questa settimana. Dico solo due parole per spiegare un po' qual è stata l'idea che ci ha portato a fare questa serata. Nobel non è un premio per donne e diciamo che il titolo di questa conferenza si spiega da solo se andiamo a vedere qualche numero. Io vi dirò solo poche cose. In realtà su questo argomento si potrebbe fare una conferenza, diciamo una serata dedicata, però in questo caso noi vogliamo proprio focalizzare sul discorso del Nobel. Il Nobel viene attribuito dal 1901 e da quando è stato attribuito la prima volta sono state premiate 835 persone e 31 organizzazioni. Di questi solo 43 sono donne, che corrisponde a circa il 5% del numero delle persone premiate, e secondo noi questi numeri parlano da soli. Se poi noi andiamo a vedere che cosa succede all'interno delle discipline scientifiche, vediamo che le cose peggiorano ulteriormente, perché fra i premi Nobel dati in questo settore solo due donne hanno preso il premio Nobel per la fisica, che corrisponde all'1% dei Nobel assegnati. 4 nella chimica, corrisponde quindi al 2% dei Nobel assegnati. 10 in medicina, quindi siamo nella media, 5%, 1 in economia, ancora una volta si torna all'1%. Allora ci si chiede come mai succede questo? Soprattutto è interessante notare che se questo poteva essere capito e spiegato all'inizio del Novecento, considerando anche il fatto che le donne hanno avuto accesso all'università alla fine dell'Ottocento, e quindi non potevano essere inserite in un ambiente di ricerca e di attività scientifica, le cose non sono cambiate così tanto in tempi più recenti. E questo, bene o male, il Nobel rappresenta effettivamente una sorta di riconoscimento importante e che ha anche un grosso riscontro mediatico per una carriera. Quindi significa che evidentemente non possiamo pensare che corrisponda alla realtà, cioè che il contributo delle donne a livello di ricerca sia così basso. Evidentemente c'è qualcosa che fa sì che diciamo, la rappresentanza non sia così evidente, e che diciamo, il ruolo che le donne hanno a livello di ricerca non sia così riconosciuto. Ora, questo è un discorso molto ampio, come vi dicevo, probabilmente meriterebbe una serata a sé stante. Quello che abbiamo voluto fare noi stasera è una cosa un po' diversa. È stato utilizzare la concomitanza con l'8 marzo per presentare alcune figure di scienziate che hanno avuto un ruolo molto importante, ma che non sono poi così note. Ne abbiamo scelte 3, in realtà ce ne sono anche altre di figure. Sono 3 scienziate che hanno avuto... diciamo, hanno portato un contributo fondamentale alla scoperte che sono poi state in realtà premiate con il Nobel, ma che non l'hanno ricevuto loro. Il Nobel è stato dato loro da dei maschi. Ora, su questo vorrei dire qualcosa, cioè non è, probabilmente anche molti uomini hanno subito la stessa
cioè lo stesso tipo di cosa, cioè ci sono, ogni volta che si dà un premio c'è sempre qualcuno che è scontento e che dice lo devo vincere io. Quindi non è che il fatto di essere donne abbia significato in particolare un trattamento diverso da quello che può essere anche per colleghi uomini. Però questi sono casi eclatanti, sono casi che comunque sono finiti nel dimenticatoio, cioè quello che loro hanno fatto non è mai stato portato poi così alla ribalta. E quindi ci piaceva in questa occasione parlare un po' di loro. Vi dicevo, ne abbiamo scelte tre, ce ne sarebbero anche molte altre. Il loro ruolo è, diciamo, conclamato, cioè la comunità scientifica riconosce il valore delle loro ricerche. E quindi niente, abbiamo voluto far conoscere un po' queste tre donne che hanno portato veramente un contributo importante. Per fare questo io ho chiesto l'aiuto di tre colleghe che lavorano a Firenze, che si sono dimostrate molto disponibili, e ognuna di loro lavora in settori vicini a quelli che diciamo sono stati, hanno rappresentato l'attività di ricerca più importante di queste ricercatrici. E io lascio la parola a loro. Loro sono, diciamo, vi dico i loro nomi, come minimo, sono Barbara Olmi, che sta svolgendo il suo dottorato di ricerca e lavora presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Silvia Nava, che è una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sempre a Firenze, e Paola Paoli, che è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze. Sono due fisici e un chimico e parleranno di scienziati che hanno lavorato in questi settori di ricerca. Ovviamente è una conferenza un po' particolare stasera perché abbiamo più oratori, alla fine, naturalmente, come sempre, ci sarà possibile discutere con loro e eventualmente aprire una discussione su questi temi. Chi comincia? Che abbiamo perso lo schermo. O se no si mette col microfono. No, lo devi usare perché non lo devi usare. Non necessariamente. Ok, mi sentite senza microfono? Io mi sentirei più libera, però se non mi sentite me lo dite e prendo il microfono, se specialmente la voce poi tende ad abbassarsi perché magari poi non controllo esattamente la voce, d'accordo? Diffondomi, eh? Ok, grazie. Dunque, io vi parlerò di Rosalind Franklin e del contributo determinante che lei dette alla scoperta della struttura del DNA. Questa scoperta valse il premio Nobel nel 1962 per la medicina a James Watson, l'americano che vedete sulla destra, e agli inglesi Francis Crick e Maurice Wilkins. Soltanto quest'ultimo, nella sua Nobel Lecture, fece riferimento al lavoro svolto dalla Franklin, dicendo che essa aveva dato un contributo molto importante all'analisi dei raggi X. Ed in fondo la ringraziò, facendo riferimento in special modo alla sua abilità e alla sua esperienza con la diffrazione dei raggi X, che così tanto aveva aiutato gli studi iniziali sul DNA. Gli altri non ne fecero menzione. Sempre nella sua Nobel Lecture, Maurice Wilkins
parlò praticamente di questi campioni di DNA che avevano un aspetto gelatinoso, passatemi il termine, tipo moccico, dai quali praticamente lui riusciva con una bacchetta di vetro a tirar fuori delle fibre sottilissime e estremamente uniformi che, diciamo così, gli suggerirono di utilizzare la diffrazione raggi X per studiarle. Questa tecnica, infatti, si presta molto bene a studiare, diciamo così, le sostanze allo stato cristallino e a determinare la struttura a livello atomico. Gli atomi sono degli oggetti estremamente piccoli, hanno delle dimensioni di un decimo di milionesimo di millimetro e quindi non si possono osservare con un normale microscopio, ma quello che si può fare è osservarli con i raggi X. Cioè il cristallografo praticamente spara, diciamo così, un fascio di raggi X su una struttura, su un solido cristallino. I raggi che arrivano all'interno praticamente rimbalzano, diciamo così, o meglio vengono diffratti, si dice, dagli atomi presenti all'interno del cristallo e danno luogo all'immagine di diffrazione. Questa immagine di diffrazione di fatto, diciamo così, grazie a un trattamento matematico può fornire poi quella che è la posizione, diciamo così, degli atomi all'interno del campione e quindi di fatto la sua struttura. Ai tempi di Rosalind Franklin, 100 di queste fibre, diciamo così, di DNA venivano messe, una ventina, scusate, di queste fibre di DNA venivano messe insieme e irraggiate per un centinaio di ore con i raggi X. Tenete conto che il campione nella sua interezza aveva le dimensioni di un nostro capello. Una volta ottenuta l'immagine di diffrazione dopo un'esposizione di circa un centinaio di ore, c'era necessario un trattamento matematico che richiedeva anche migliaia di calcoli fatti a mano e quindi di fatto per avere, diciamo così, un'immagine per quanto parziale della struttura interna poteva richiedere, diciamo così, anche un anno di lavoro. Oggi chiaramente tutto questo è superato, c'è un computer che con l'aiuto del cristallografo di fatto, diciamo, fa un'analisi dei dati che sono stati raccolti appunto con un apparecchio che si chiama diffrattometro e ottiene, diciamo così, in un breve tempo quella che è la struttura del cristallo, diciamo, che sta studiando. Due brevissime parole sul DNA. All'epoca praticamente si sapeva che cosa? Che il DNA era costituito di fatto da uno zucchero e da un fosfato che ne costituivano praticamente delle lunghe catene di cui però non si conosceva esattamente la forma. Si sapeva anche che c'erano altri quattro ingredienti, le cosiddette basi azotate, e insieme, diciamo così, zucchero, fosfato e base azotata facevano quello che si chiama il nucleotide. Per cui di fatto il DNA non è altro che una catena lunghissima di nucleotidi. Oggi ne sappiamo molto di più, di fatto il DNA, diciamo così, partendo, diciamo così, da una cellula che possiede un nucleo, al suo interno c'è un cromosoma, praticamente all'interno del cromosoma è fatto, diciamo così, da geni, e il gene praticamente non è che costituito che da pezzi di DNA. Cominciamo a parlare allora di Rosalind Franklin. Rosalind Franklin arriva al King's College di Londra il 5 gennaio del 1951. Lei ha una borsa di studio triennale. Era nata nel 1920 da una famiglia anglo-ebraica molto benestante. I suoi antenati di Rosalind erano arrivati in Inghilterra attorno alla metà del 1700. La sua famiglia si potrebbe dire che era più inglese di una famiglia inglese. Molti, diciamo così, dei componenti della sua famiglia all'epoca della sua nascita occupavano anche posizioni di rilievo, così cariche pubbliche di rilievo nella società londinese del tempo. E lei, diciamo, era detta di una zia pericolosamente intelligente. Probabilmente con questo pericolosamente si intendeva semplicemente osservare che le donne della sua famiglia non avevano un'attività professionale propria. Diciamo, si occupavano della famiglia e poi erano impegnate moltissimo in attività di beneficenza e caritatevoli. Al momento in cui Rosalind arriva al King's College, la sua borsa di studio, diciamo, prevede come attività di ricerca quella di utilizzare la diffrazione dei raggi X per studiare le proteine. Ma nel frattempo, diciamo, l'interesse del King's College, in particolare del Dipartimento di Fisica e Biofisica, dove lei va a finire, che è sotto la guida del professor Randall, è cambiato. Il professor Randall scriverà semplicemente dicendo che si ritiene molto più importante che lei di fatto si occupi, anziché di proteine, di fibre biologiche, leggi cioè il DNA. E lei avrebbe dovuto
insieme al dottor Raymond Gosling, occuparsi da sola insieme a lui, praticamente c'è una lettera scritta, di studiare, diciamo, questo DNA, queste fibre biologiche, utilizzando la diffrazione. Gosling era praticamente il dottorando di Maurice Wilkins, che, diciamo, il giorno in cui Rosalind prende e fa conoscenza con lo staff del Kings era assente in vacanza. Gosling e Wilkins avevano già, diciamo così, registrato delle immagini di diffrazione da queste fibre di DNA, cioè di fatto ci stavano già lavorando. Quando Maurice e Wilkins rientra dalle vacanze, trova un laboratorio decisamente migliorato, perché intanto Rosalind aveva avuto, diciamo così, come primo occupazione quella di migliorare la strumentazione del laboratorio. Wilkins era convinto di trovare un assistente che le avrebbe semplicemente registrato, diciamo così, questa immagine che lui poi avrebbe dovuto interpretare. In realtà lei era molto più brava di lui ed era capace tranquillamente di lavorare indipendentemente. Quindi già si crea, diciamo, qualche problema, e in più lei di fatto gli aveva portato via il suo dottorando. Raymond Gosling di fatto aveva iniziato a lavorare con lei. Nel maggio del 51 Wilkins va a Napoli ad un convegno sulle macromolecole e lì praticamente presenta già delle immagini di diffrazione che vedete sulla sinistra da queste fibre di DNA. Sono immagini molto sfocate, ma lui le presenta facendo riferimento al fatto che quella X appena accennata in queste prime immagini potrebbe, diciamo, essere sintomo del fatto che queste fibre di DNA hanno una struttura elicoidale. In platea, in quel convegno, è presente un ricercatore americano estremamente brillante, tale James Watson, che era venuto dall'America in Europa con l'idea di occuparsi praticamente dello studio dei geni, del cosiddetto Elisir della vita. In quel periodo andava, c'erano tante pubblicazioni, e quindi era diciamo, una ricerca di punta, si chiamerebbe oggi. Nel luglio del 51 Wilkins fa presenta, diciamo così, i suoi lavori al Cavendish, che è un altro laboratorio, Dipartimento di Fisica di Cambridge. Nel frattempo anche Watson è arrivato al Cavendish, e al Cavendish ci lavora anche quel signore sull'estrema destra, tale Francis Crick, che è un fisico che sta alla cristallografia di proteine. Nel frattempo Rosalind è diventata molto brava praticamente a studiare questa sorta di moccico, passatemi il termine, per cui di fatto lei era in grado, diciamo così, di controllare perfettamente, diciamo, le condizioni di umidità in cui queste fibre venivano tenute anche nel momento della raccolta del dato sperimentale, e quindi controllando opportunamente, diciamo così, le condizioni di umidità, lei riusciva praticamente a far passare queste fibre da una forma, la cosiddetta forma A disidratata, a una forma B che invece conteneva un maggior contenuto d'acqua. Siccome la forma di queste fibre cambiava, si allungavano, si accorciavano a seconda del contenuto di acqua, di fatto cambiavano ovviamente anche le immagini di diffrazione che lei otteneva. Cominciano però dei dissidi molto forti con Wilkins. Perché? Perché fino a quel momento avevano lavorato tutte e due separatamente, ma diciamo così tutto sommato d'accordo. Poi che cosa succede di fatto? Succede che lei mi vede presentare al convegno che abbiamo detto a Cambridge quelle immagini di diffrazione. Lei aveva avuto per iscritto, diciamo così, l'incarico di occuparsene personalmente, e quindi ritenne che lui le aveva rubato il lavoro. Tant'è che gli dirà alla fine della conferenza, aspettandolo fuori, torna ai tuoi microscopi, per cui lui inizialmente le studiava utilizzando la microscopia ottica. Allora il direttore del dipartimento si accorge che c'è un po' di buco, passatemi il termine, quindi convoca entrambi e, diciamo così, chiede a Rosalind di studiare soltanto la forma A, cioè quella più cristallina, con meno contenuto di acqua, e passa invece a Wilkins la forma B, cioè quella che aveva, diciamo così, una minor cristallinità e un maggior contenuto di acqua. Wilkins purtroppo però ha campioni di DNA peggiori, o forse lui, passato, non lo so, non ho trovato scritto questo, non era così bravo come lei. Fatto sta che lui non riesce, diciamo così, a fare queste trasformazioni tra la forma A e la forma B e va chiaramente in crisi. Va in crisi e quindi molto spesso va a finire che lui va a trovare il suo amico, il suo carissimo amico, che era appunto quel Francis Crick che abbiamo visto prima, al Cavendish Laboratory a
Cambridge, e lui gli parla apertamente delle ricerche che vengono fatte al King's, perché voglio dire, tanto al Cavendish nessuno si occupava di DNA, nessuno se ne deve occupare, quindi lui gli parla allegramente, diciamo tranquillamente, di quelli che erano i risultati che venivano in quel momento ottenuti, diciamo così, al King's. Non solo, ma Wilkins è un buon amico di famiglia, molto spesso passa anche il weekend a casa di Crick, il weekend in cui è presente praticamente anche Watson. Watson e Crick, diciamo, avranno in mente, diciamo, di non occuparsi tanto del dato sperimentale, quanto piuttosto di costruire un modello sulla base delle conoscenze cliniche, come aveva fatto nella primavera di quello stesso anno il professor Linus Pauling, che era praticamente un guru della chimica, che aveva praticamente scritto un libro bellissimo sul legame chimico, e in quel periodo praticamente lui, avendo pochissimi dati sperimentali, era riuscito, diciamo così, a immaginare per le proteine una struttura ad alfa elica che poi si è rivelata onestamente più corretta. Okay? Quindi loro hanno intenzione di utilizzare il metodo, diciamo così, del professor Pauling, di lavorare solo su dei modelli, non importando praticamente, non far tenendo conto più di tanto del dato sperimentale. Allora che cosa succede intanto? Succede che il 21 novembre si tiene al King's un convegno sugli acidi nucleici. Rosalind è una praticamente delle relatrici. Watson è in platea. E che cosa fa Watson? Anziché stare a sentire quello che lei sta raccontando sui suoi risultati, sugli acidi nucleici, lui si trova sorpreso a chiedersi per un momento che aspetto avrebbe avuto Rosalind senza occhiali con un'altra pettinatura. Ritiene che a 31 anni lei si vestesse con la fantasia di un'occhialuta liceale? E senza dubbio la catalogò come il prodotto di una madre insoddisfatta che l'avesse spinta alla carriera perché è troppo intelligente e quindi per non rischiare di trovarsi poi nella vita incatenata ad una nullità di uomo. Questo non era sicuramente quello che la madre di Rosalind voleva per lei, anzi tutt'altro, perché essendo sposata un uomo estremamente intelligente era più che felice di questa sua scelta e non riteneva assolutamente fosse possibile poter sposare una nullità. Watson si era perso in questi pensieri, sono tutti virgolettati perché sono tratti dal libro che poi Watson scrisse nel 68, La Dottia Erica, e non stette ad ascoltare quello che stava dicendo dei suoi risultati. I fosfati, di cui abbiamo parlato prima, secondo Rosalind, stavano all'esterno di questa struttura del DNA. Lei aveva evidenze di questo. Comunque sia, Watson e Crick, una settimana dopo, come diranno, sotto lo stimolo dei risultati presentati dai ricercatori del King's, hanno cercato di vedere se potevano trovare dei principi generali sui quali basare la struttura del DNA e con un modello a sfere e bastoncini costruiscono un primo abbozzo di struttura ed invitano i ricercatori del King's a vederla. Lei, che non risparmiava praticamente a nessuno, diciamo così, quello che pensava, appena la vide disse: ma dov'è l'acqua? Perché loro, non ascoltandola, mentre lei stava facendo la conferenza, avevano messo i fosfati all'interno e con quella la liquidò. Il direttore del Cavendish, arrabbiatissimo per la brutta figura, vietò a Watson e Crick di proseguire con lo studio del DNA e gli ordinò di rimandare le palline, le sfere, i bastoncini che usavano per il modello e di spedirli al King's. Rosalind però intanto ha questa borsa di studio, quindi ne scrive una relazione per la borsa di studio come si fa tutt'oggi. E questa relazione scritta lei dice che i suoi risultati le suggeriscono una struttura eliquidale contenente 2, 3 o 4 catene di acido nucleico coassiali per unità di elica con i gruppi fosfati all'esterno. La stessa cosa scrive il direttore del dipartimento e presenta ad una riunione del comitato di biofisica del Medical Research Council, che era praticamente l'ente che erogava fondi per la borsa di studio. Quindi lui riporta i risultati di Rosalind a questa riunione dicendo semplicemente che dall'analisi a raggi X riteniamo che l'acido nucleico sia una struttura eliquidale. Si va avanti. Il primo maggio del 1952 Rosalind ottiene l'immagine più nitida della forma B del DNA che sia mai stata ottenuta fino a quel momento. È presente inequivocabilmente una X. Siccome è la forma B e lei deve studiare la A, lei la archivia come foto numero 51, la mette da una parte e inizia a lavorare sulla forma A, come era pattuito secondo gli accordi con il direttore. Il 15 dicembre una delle
delegazione del Medical Research Council, che era l'ente che erogava i soldi per le borse di studio, visita il TIMSS e Rosalind prepara, diciamo così, una relazione in cui praticamente fa presente quelle che sono state le sue scoperte fino a quel momento sulla base dell'analisi dei diffrattogrammi. Dà le dimensioni delle celle, parla del gruppo spaziale delle celle, non entro nei dettagli, quando qualche collega qua e là che di queste cose un pochino più si è viste, e dà comunque dei dettagli geometrici fondamentali. Nel frattempo però, il 28 gennaio del 53 arriva al Cavendish un articolo, una bozza di un articolo a firma Pauling, in cui praticamente il professor Pauling, che già tanto era diventato famoso per il suo modello, diciamo così, della struttura delle proteine, fa una proposta di struttura per gli acidi nucleici. La vedono Watson e Crick, si rendono conto che non è corretta, perché loro avevano subodorato da Watson, da Wilkins, quale deve essere le caratteristiche, avevano assistito ai seminari della Franklin, quindi loro sapevano che c'erano delle caratteristiche a cui necessariamente questa struttura doveva ottemperare, che non erano quelle riportate nel lavoro del mitico professor Pauling. Però sanno anche che questo lavoro verrà pubblicato in febbraio, cioè un mese dopo, che si sarebbe scoperto che il modello era sbagliato e che Pauling avrebbe ripreso la sua borsa verso la struttura del DNA. Quindi loro devono fare in fretta. Watson calcolerà che hanno grosso modo 6 settimane di tempo, non di più, per tirar fuori il modello prima che lo faccia di nuovo Pauling correttamente. Rosalind nel frattempo, il 28 gennaio del 53, tiene un seminario di commiato al King's. Perché? Perché lei se ne andrà. Lei se ne andrà a marzo perché era un ambiente in cui non si trovava assolutamente bene, era veramente, diciamo così, angosciata dall'ambiente in cui si trovava a lavorare per una serie di motivi. Le donne, per quanto ce ne fossero tante al King's, però non potevano mangiare nella stessa sala degli altri, perché gli erano stati affibbiati dei nomignoli che lei chiaramente, diciamo così, essendo una donna tutta ad un pezzo, non tollerava. La chiamavano Rosie, la chiamavano Dark Lady, sempre dietro le spalle, però questo era. Quindi lei se ne andrà al Birkbeck College a metà marzo. Comunque sia, lei tiene un seminario in cui parla della forma A, non dice che è equivalente perché non ci credeva fino in fondo che lo fosse, non fa vedere la foto B e non parla neppure della forma B, che era, diciamo, reame di Wilkins. Però Watson in quel periodo va molto spesso al King's a trovare l'amico Wilkins. Va così spesso che una volta decide di farle vedere la bozza del lavoro di Pauling, in maniera tale da convincerla che c'è qualcun altro che sta correndo e quindi loro devono in qualche modo arrivare prima di Pauling. Gli fa vedere questa bozza e che cosa succede? Entra nella sua stanza, lei praticamente non tollera le persone entrano nella sua stanza senza bussare, sembra che lei si sia arrabbiata moltissimo e lui nella doppia elica scriverà che venne via di corsa perché aveva paura che lei lo schiaffeggiasse. Lui era alto 1,80 m, lei è una donna di media statura, quindi voi capite quanto la cosa fosse assolutamente improbabile. Va via di corsa Watson dalla stanza di Rosalind e entra di corsa nell'ufficio di Wilkins, il quale molto così serenamente gli fa vedere la famosa foto 51, dove la X compariva in tutto il suo splendore, sinonimo, già si sapeva, di una struttura elicoidale. Quando Watson vede quella fotografia, dirà: come vidi la fotografia rimasi a bocca aperta e sentì il cuore battermi più forte, cioè fu praticamente l'illuminazione della lampadina. Torna a Cambridge in treno, non ha nessun foglio, ha un pezzo di giornale e sul bordo lui butta giù uno schema della struttura del DNA. A quel punto deve convincere Crick a riprendere praticamente lo studio con il modello e soprattutto deve convincere il direttore del suo dipartimento del Cavendish, Brack da loro a quel punto mano libera, per cui loro iniziano a lavorare, ordinano i pezzi che nel frattempo abbiamo mandato al King's di nuovo nella loro officina, quando entrano in possesso dei pezzi è il 4 febbraio e iniziano a costruire il modello. Cominciano quindi a cercare di sistemare praticamente i fosfati, le basi azotate, gli zuccheri in maniera tale da rispondere, diciamo così, al fatto che i fosfati devono star fuori, ci deve essere questa struttura elicoidale di quest'acido. Cosa succede? Intanto Rosalind continua a guardare le sue foto e pensa che forse nella struttura B ci potrebbe essere pure una doppia catena, come poi in realtà ci sarà. Watson e Crick però, fortunatamente per loro, entrano in possesso
della relazione che Rosa gli aveva preparato per la visita del Medical Research Council al King's qualche mese prima, dove ci sono tutti i dati geometrici. Crick era un cristallografo, non ha nessuna difficoltà a interpretare quei dati, che lei, amor del vero, evidentemente al momento, o meglio, non è che lei non... Sembra praticamente lei fosse una donna, diciamo così, così quadrata da non voler, come si dice, dire gatto finché non l'ha nel sacco, cioè lei voleva essere assolutamente sicura di quello che avrebbe scritto, quindi fino a che non aveva il dato sperimentale, fino in fondo, esaustivo, non si voleva pronunciare. Loro invece si pronunciano, praticamente, e si pronunciano molto rapidamente, scusate, addirittura loro continuano a chiedere, a chiedersi se i fosfati stanno fuori, le basi, questi famosi quattro ingredienti che sono le basi, devono stare dentro. Come posso fare a incastrarli? E non ci riuscivano a incastrare questi altri pezzi, diciamo così, di molecole all'interno. Non ci riuscivano fino a che, praticamente, il compagno di stanza di Donway, il compagno di stanza di Watson, tale Donway, che era uno studente americano che era stato allievo di Pauling, gli dà, diciamo così, un suggerimento. State, diciamo, cercando di incastrare queste molecole, diciamo, utilizzando la forma sbagliata della molecola. Gli dice qual è la forma giusta. A quel punto loro riescono a fare l'incastro giusto e a rispettare in questo incastro giusto quelle che sono le dimensioni che Rosalind praticamente si aspettava di trovare per l'acido nucleico. A quel punto, il 28 gennaio del 53, Crick, il gruppo, diciamo così, nel pub di Igor, che era a due passi praticamente dal Cavendish, annunciando a squarciagola che avevano scoperto il segreto della vita, cioè loro avevano completato il loro modello. Donway nel 76, quindi 20 anni dopo, un attimino amareggiato, dirà: ammettiamolo, se il destino non avesse ordito che io dividessi l'ufficio con Watson e Crick, i due starebbero ancora giochicchiando, cercando di mettere insieme questi pezzi per rispettare, diciamo così, il dato sperimentale che avevano avuto, diciamo così, all'insaputa di Rosalind, ma che era di Rosalind. Cosa succede dopo allora? Succede esattamente questo. Il 7 marzo Wilkins dice: bene, guardate, Rosalind se ne va la prossima settimana, sono un uomo libero, posso cominciare a lavorare al modello. Ma gli altri due l'avevano già fatto e l'avevano anche già finito. Eccolo là, una foto, eccolo, il modello è sulla destra, bastoncine e sferette. Wilkins va al Cavendish per vedere il modello, non invitato ovviamente dagli altri due perché un attimino era un imbarazzo, si rende conto che è così bello, che è così elegante, che non può che essere il modello giusto. Anche Rosalind andrà a vederlo e dirà da par suo: è molto carino, ma in che modo ne dimostreranno l'esattezza? Per farvi capire qual era il suo modo di procedere, devo avere il dato sperimentale e poi faccio, diciamo così, le mie ipotesi. Allora che cosa succede? A quel punto c'è un problema. Loro due hanno messo giù questo modello, ma di fatto si sono basati sui dati sperimentali raccolti al King's, non solo, ma sui dati non pubblicati di Rosalind Franklin. A quel punto c'è un summit tra il direttore del King's, il direttore del Cavendish e l'editore di Nature, e decidono tutti insieme di fatto di pubblicare tre lavori in rapida sequenza, uno dietro all'altro nello stesso fascicolo di Nature. Il primo ha nome Watson e Crick, il secondo Wilkins e il terzo è quello della Rosalind, che evidentemente per l'ordine che gli è stato dato era come a voler significare che i suoi dati sperimentali supportano il modello dei primi due. I primi due, per salvarsi, passato un pochino il termine alla faccia, diranno semplicemente del lavoro che noi siamo stati stimolati dalla conoscenza della natura generale dei risultati sperimentali non pubblicati e delle idee di Wilkins e Franklin. Rosalind, che aveva quel lavoro già pronto un mese prima, aggiungerà appena: quindi le nostre generali idee, cioè quelle presentate nel suo contributo, non sono inconsistenti con il modello proposto da Watson e Crick. E non poteva che essere così, perché il loro modello era stato fatto sulla base dei suoi dati. Questa è la storia. Probabilmente Rosalind sarebbe rimasta quasi sconosciuta in più se non fosse nel 68 Watson scrive questo libro, The Double Helix, in cui praticamente lui dà la sua versione dei fatti.
e fa un ritratto impietoso di fatto di tutti gli attori fuorché di se stesso, tant'è che la Harvard University Press, che aveva la bozza del libro, si rifiuta di pubblicarlo proprio perché aveva mandato la bozza a tutti quelli che erano stati citati nel libro e tutti fuorché Rosalind, ovviamente, che era morta, avevano di fatto, diciamo così, avevano concordato con il giudizio di Wilkins. È ingiusto nei miei confronti, nei confronti del dottor Crick e di quasi tutti quelli che li vengono menzionati, ad eccezione di Watson stesso. Max Perutz, che era uno dei, fu colui che poi passò la relazione con i dati agli altri due in assoluta buona fede, il siero furibondo per come diffamava questa scienziata di gran talento, che non poteva difendersi perché era morta di cancro nel 58, ma non riuscì a fargli modificare nulla, neppure l'affermazione che non fosse graziosa o che non tenesse al suo aspetto personale. Rosalind vestiva con molto più gusto di una liceale. Il professor Bernard, presso cui lei lavorò al Birbeck dopo, disse, chiudendo, con questo vorrei chiudere, le conquiste fondamentali del pensiero umano non sono necessariamente opera di un unica mente geniale. Spesso si tratta soltanto di un branco di ricercatori brillanti e ben finanziati che hanno seguito una pista già ben tracciata da altri. E dobbiamo leggere a questo punto per quegli altri Rosalind Franklin. E questa è un po' di bibliografia per chi ne volesse sapere di più. Grazie. Allora, se si sente anche io parlo senza microfono, però forse ho la voce un po' più bassa dell'altra oratrice, quindi insomma avvisatemi se in fondo non riuscite a sentire. Allora, io vi parlo di Lise Meitner e... tra destra. Quello di destra? Sì. Chi è Lisa Meitner? Ancora oggi non è una scienziata molto famosa, e questo non soltanto fra il grande pubblico, diciamo, fra i non addetti ai lavori, ma anche fra gli scienziati e di fisici non è un nome particolarmente noto. Eppure, nonostante questo, nonostante che essa abbia dato un grosso contributo alla scienza, è stata una scienziata, una fisica nucleare che ha lavorato in Germania nella prima metà del Novecento. È stata soprannominata da Einstein la Marie Curie tedesca e soprattutto è una scienziata che, nonostante le difficoltà incontrate in quanto donna prima e in quanto ebrea dopo, ha perseguito, diciamo, lo scopo di diventare scienziata e di fare ricerca con grande passione e con grande tenacia. È famosa, la sua scoperta più famosa è quella della la spiegazione teorica della fissione nucleare. E quindi si tratta di una, diciamo, di una scoperta importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche con importanti ripercussioni dal punto di vista storico e sociale. Spero con questa breve presentazione quindi di mettere in luce questi aspetti. Lise nasce a Vienna nel 1878 in una famiglia molto numerosa, è la terza di 8 figli. E sin da giovane decide di voler fare la scienziata. Ama osservare la natura, i fenomeni naturali, è molto curiosa e incontra subito una prima difficoltà. In Austria le scuole secondarie non erano previste per le ragazze, erano solo maschili. E quindi Lise, determinata nel suo scopo, si prepara in maniera autodidatta alla maturità e si diploma nel 1901. Nel frattempo prende anche un diploma di insegnante di francese, perché non si sa mai, riuscire, diciamo, a campare, avere uno stipendio da scienziata non sarà facile. Frequenta quindi l'università a Vienna, perché al contrario della scuola media superiore l'università era aperta alle donne, e qui segue le lezioni del famoso fisico Ludwig Boltzmann. Nel 1906 quindi si laurea e si dottora. Questo, diciamo, è un periodo estremamente interessante per la fisica, il periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Alla fine dell'Ottocento si sanno già tante cose, si è capito come funziona la meccanica,
la termodinamica, l'elettromagnetismo, però ancora molti fisici pensano che la struttura della materia sia una struttura continua. Ed è in questo periodo che si afferma invece definitivamente l'ipotesi atomica, cioè l'ipotesi che la materia sia fatta da unità discrete, i cosiddetti appunto atomi, e subito a partire dall'inizio del Novecento, se non dalla fine dell'Ottocento, si inizia a studiare quindi qual è la struttura dell'atomo. E quale, diciamo, appunto, qual è la struttura, come è fatto. Lo studio della radioattività inizia con Becquerel alla fine dell'Ottocento, viene portato avanti dal lavoro dei coniugi Curie, e diciamo, nel momento in cui Lise si laurea è una delle linee di ricerca di punta in quel momento. E quindi Lise decide di fare un tentativo, volerne andare a lavorare all'Istituto del Radio a Parigi, dove lavora Marie Curie, però non viene accettata. Allora decide di andare a Berlino, al Max Planck Institute, scusate, decide di andare a lavorare a Berlino dove insegna il famoso fisico, dove insegna il famoso fisico Max Planck, che è poi il padre della meccanica. Ed è qui che incontra Otto Hahn e inizia a lavorare nel laboratorio appunto di questo giovane chimico nel campo della radioattività. Questa collaborazione durerà poi nel corso di tutta la sua vita e sarà molto importante. Però, diciamo, questo laboratorio si trova all'interno del Dipartimento di Chimica e dato che, al contrario di quanto accadeva in Austria, in Germania l'università non era aperta alle donne a quel tempo, lei non può frequentare le lezioni, non può frequentare i laboratori degli studenti, deve addirittura entrare in questo laboratorio passando dalla porta sul retro. Il lavoro di Lise Otto ha subito diversi successi, fanno alcune scoperte importanti sulla struttura atomica, identificano alcuni nuclidi ed entrano subito in contatto, questo lavoro viene apprezzato a livello internazionale e i due entrano subito in contatto con scienziati importanti come Albert Einstein e Marie Curie. E di lì a poco Lise diventa addirittura l'assistente di Max Planck. Nel 1912 Lise e Otto hanno un nuovo laboratorio di radioattività nel nuovissimo istituto Kaiser Wilhelm Institute. Otto diventa immediatamente professore, Lise no, deve aspettare ancora un anno e solo nel 1913, quindi a 35 anni, non più giovanissima, finalmente ha un ruolo ufficiale e percepisce il suo primo stipendio. Fino adesso è dovuta andare avanti solamente con l'aiuto della famiglia e facendo delle lezioni di francese. Durante la prima guerra mondiale Lise lavora come infermiera radiologa al fronte ed è proprio in questi anni che matura un forte spirito un forte spirito pacifista, proprio vedendo i disastri della guerra. Ritornata al laboratorio, Lise da sola, perché Otto si trova ancora al fronte, fa una scoperta molto importante, scopre l'isotopo stabile del protoattinio. Grazie anche a questa scoperta, nel 1918 ottiene quindi una propria sezione di fisica nucleare. Si trova quindi a dirigere un vero e proprio gruppo di ricerca ed inizia anche a collaborare con un fisico molto famoso, Niels Bohr, del quale diventa una grande amica. Poco più tardi, cioè, le altre cose scopre, diciamo, spiega il fenomeno dell'emissione degli elettroni Auger, il nome però viene dato in onore del fisico uomo che scopre la stessa cosa però uomo. E finalmente nel 1926 diventa professoressa, è la prima professoressa donna in Germania e ottiene una cattedra di fisica nucleare sperimentale all'Università di Berlino. Questo è il periodo migliore dal punto di vista della carriera, sono gli anni 20 e 30 del Novecento, Lise ha molti successi, è in generale un periodo d'oro per la fisica nucleare, vengono svolti molti esperimenti e c'è anche una grossa competizione tra chi arriva primo ai risultati più importanti. Tra i competitori più famosi in questa gara, diciamo, c'è ad esempio Enrico Fermi con il suo gruppo di fisici a Roma e via Panisperna, i famosi ragazzi di via Panisperna, ci sono la figlia di Marie Curie, Irene e suo marito, c'è Niels Bohr e c'è James Chadwick.
Per capire che cosa stanno facendo questi fisici nucleari, adesso faccio una piccola parentesi con qualche spiegazione su come è fatta la struttura dell'atomo e cos'è la radioattività, che sono le cose su cui queste persone, diciamo, lavoravano. Quindi adesso noi oggi sappiamo che l'atomo è formato da un nucleo molto compatto, molto piccolo, circondato da una nube molto voluminosa di elettroni, di cose un po' scontate. Il grosso della massa dell'atomo è concentrato all'interno del nucleo, perché i nucleoni hanno una massa che è circa 2000 volte quella degli elettroni. Il nucleo occupa però uno spazio piccolissimo, è circa 10.000 volte più piccolo dell'atomo, quindi vi dovete immaginare che se un nucleo è grande quanto una mela, un atomo è più grande di un campo da baseball. Il nucleo contiene tanti elettroni quanti protoni, e quindi è complessivamente neutro. Il nucleo viceversa è molto compatto e non è elettricamente neutro, perché contiene i protoni che sono carichi positivamente. La repulsione elettrica tra questi protoni tenderebbe quindi a spaccare il nucleo stesso, e è proprio la forza nucleare o l'interazione forze che, agendo tra i nucleoni, contrasta questa repulsione elettrica avvertita dai protoni e tiene insieme il nucleo. I neutroni, che risentono della forza nucleare ma non della repulsione elettrica in quanto sono neutri, possono essere in questo modello immaginati come una specie di mastice extra che quindi aiuta a contrastare le forze di repulsione elettrica e a mantenere la stabilità del nucleo. Nei nuclei più pesanti quindi è necessaria una percentuale di neutroni sempre maggiore. Mentre il numero di protoni è fissato, perché sapete che ogni elemento chimico ha un numero di protoni ben deciso, il numero, diciamo, la natura è un po' più elastica nello stabilire il numero di neutroni, per cui uno stesso elemento può avere un numero di neutroni diverso, e si parla in questo caso di isotopi. Scusate se vi annoio un po' con questo. E per capire che cos'è la radioattività possiamo osservare questo diagramma, in cui abbiamo sull'asse X il numero dei protoni e sull'asse Y il numero di neutroni. Sostanzialmente le uniche configurazioni stabili in questo diagramma sono i puntini neri, questi che vedete qua. Solo i nuclei che hanno un ben determinato rapporto tra il numero di neutroni e il numero di protoni, e solo i nuclei che non sono particolarmente grandi, sono dei nuclei stabili. Se il numero di protoni è troppo grande, quindi il nucleo è molto grosso, o se il rapporto si discosta da questo valore ottimale, il nucleo allora diventa instabile e quindi si disintegra tramite vari modi di decadimento radioattivo. E in questo processo emette particelle alfa, particelle beta e radiazione gamma. Ad esempio, una particella alfa è formata da due protoni e da due neutroni. Quindi un nucleo che emette una particella alfa, diciamo, si sposta di due posizioni, sia in X che in Y, e quindi, ad esempio, un nucleo pesante e instabile può perdere una parte della sua massa, trasformarsi in un nucleo più leggero e diventare stabile. Diciamo, a quel tempo tutte queste cose non erano note, però si incominciava ad osservare queste particelle, si misurava la radioattività, appunto, e in ogni caso ciò che era molto ben noto, perché ormai conosciuto già dalla fine dell'Ottocento, era la cosiddetta tavola periodica. Cioè, all'inizio del Novecento tutti gli scienziati sapevano che comunque la materia era formata da atomi, e che le proprietà chimiche rispettavano delle periodicità molto ben precise. E quindi tutti gli elementi presenti nella materia possono essere incasellati all'interno di questo schema. I numeri che vedete sono il numero atomico, ovvero quindi il numero di protoni dell'elemento, e ogni colonna, gli elementi presenti all'interno di una colonna hanno tutte le stesse caratteristiche chimiche, perché sostanzialmente hanno lo stesso numero di elettroni negli orbitali più esterni. Questa è una tavola periodica un po' particolare, in cui il codice cromatico rappresenta il tempo di dimezzamento dell'isotopo più stabile. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le caselle celesti rappresentano elementi che hanno un isotopo stabile, che non decade,
mentre tutte le caselle colorate rappresentano degli elementi che non hanno nessun isotopo stabile, perché come abbiamo detto prima, tutti gli elementi più pesanti del bismuto hanno dei nuclei che non riescono a sostenere la repulsione coulombiana dei loro protoni e quindi si disintegrano. Non tutti questi elementi erano noti a quel tempo, quindi c'erano, diciamo, delle caselle mancanti, però gli scienziati sapevano che con la loro ricerca avrebbero riempito questi buchi. Era noto, ad esempio, Marie Curie identifica il radio, ad esempio, e da qui poi si passa qua sotto. E ad esempio sapevano, era noto il torio e l'uranio, mentre non era stato identificato il protoattinio, e questa è una delle scoperte più importanti di Lise Meitner. E soprattutto è bene ricordare che tutti gli elementi più leggeri dell'uranio sono presenti naturalmente nella materia, sono presenti in natura, mentre tutti gli elementi più pesanti dell'uranio possono essere prodotti solo artificialmente. Allora, cosa succede? È in questo periodo, negli anni 30, che Enrico Fermi inizia un'idea, inizia a bombardare l'uranio con dei neutroni, con l'idea che questi neutroni catturati dall'uranio possano poi andare a causare la formazione di nuclei più pesanti, i cosiddetti nuclei transuranici. Questo è un momento molto importante perché il neutrone è stato scoperto da poco, quindi qui scoprivano particelle e subito iniziavano a utilizzare questi materiali radioattivi per fare degli esperimenti. E anche gli altri gruppi di ricerca, quindi anche Lise e Otto, iniziano a fare la stessa cosa, a bombardare i campioni di uranio con neutroni. Perché con neutroni? Perché il neutrone è neutro e può avvicinarsi al nucleo. Un protone carico elettricamente non ce l'avrebbe mai fatta. Oggi lo possiamo fare con gli acceleratori di particelle, ma a quel tempo non era possibile. E quindi per fare questi esperimenti usavano sorgenti radioattive alfa o sorgenti di neutroni. E che cosa succede? Quindi iniziano questi esperimenti. Inizia appunto Fermi a Roma, viene seguito da il gruppo di Parigi, la figlia di Marie Curie e il suo marito, e anche 8 anni iniziano a fare questi esperimenti. È un periodo molto, molto fecondo dal punto di vista della ricerca, ma il contesto sociale interrompe, almeno per il gruppo tedesco o almeno per Lise, questo tipo di attività, perché nel 1933 si instaura il nazismo in Germania e Lise, a causa delle sue origini ebraiche, incomincia a sentire le conseguenze. Prima le viene ritirato il permesso di insegnamento, per un po' la sua cittadinanza austriaca la protegge dalla situazione, e anche il fatto di lavorare in un istituto che non era un istituto strettamente statale le permette di andare avanti per qualche anno. Per cui dal 33 fino al 38 continua a fare ricerca, non vuole abbandonare la ricerca perché capisce che sono vicini a trovare qualcosa di nuovo, a trovare nuovi elementi. A questo punto però nel 38 l'Austria viene ammessa alla Germania e Lise a quel punto diventa cittadina tedesca ebrea e la sua vita è in pericolo. Allora nel 1938, ormai a 60 anni, deve fuggire dalla Germania, viene aiutata da suoi amici e colleghi, e attraverso l'Olanda e la Danimarca fugge in Svezia, dove va a lavorare all'Istituto Nobel di Stoccolma. Continua comunque qui a una collaborazione molto stretta con Otto, che sta continuando a fare gli esperimenti in laboratorio. Si scrivono lettere quasi tutti i giorni, addirittura si incontrano a Copenaghen per pianificare nuovi esperimenti e sempre nel 1000, quindi poco dopo la sua partenza, Otto fa l'esperimento decisivo, bombardando appunto l'uranio con i neutroni. Vengono fuori delle cose che sono assolutamente inspiegabili. Loro si aspettavano di trovare nuclei più pesanti, sapevano che questi nuclei sarebbero stati instabili e quindi avrebbero potuto poi decadere trasformandosi in nuclei più leggeri, però sapevano che questo processo di emissione di piccoli particelle alfa non avrebbe potuto portare in nuclei leggeri. E invece quello che trova Otto è un nucleo leggerissimo,
cioè fra i prodotti di questo esperimento ci sono dei nuclei di bario. Il bario ha una massa che è quasi la metà di quella dell'uranio. E qui Otto non sa spiegarselo, e quindi scrive a Lieser, che era un po', diciamo, la mente teorica del gruppo. Otto scrive a Lieser e chiede: forse lei riuscirebbe a suggerire una qualche soluzione fuori dall'ordinario. È chiaro che l'uranio non può scomporsi in nuclei di bario. E anche lei risponde: i risultati sono davvero sorprendenti. Io non credo che in questo momento si possa accettare una rottura tanto estesa, ma la fisica nucleare ci ha riservato tante di quelle sorprese che di niente si può dire con certezza impossibile. Quindi Lise inizia subito a pensare a questa cosa, a fare dei calcoli e arriva a questa spiegazione fuori dall'ordinario. Mentre in Svezia, in vacanza, con il nipote Otto Frisch, sembra, si dice, mentre camminavano in un bosco, Lise arriva a quella che dovrebbe essere la spiegazione fisica del fenomeno. Detta un po' con parole sue, un po' tradotte, un po', diciamo, l'uranio cattura, il nucleo di uranio cattura il neutrone, nell'impatto questo nucleo si deforma, si allunga, si crea una strozzatura, e a quel punto la repulsione elettrica tra le due parti è così forte che si creano, diciamo, si crea un disequilibrio per cui si formano due frammenti più o meno di massa uguale, e questi due frammenti si respingono con grande forza. E questo lei stessa lo chiama fissione nucleare, in analogia con la fissione cellulare, cioè con una separazione del nucleo. Di più, cioè, lei, oltre a dare questa spiegazione, diciamo, di questo tipo, calcola anche l'energia prodotta nel processo. La massa dei due frammenti, la somma della massa dei due frammenti, è più piccola rispetto alla massa del nucleo di origine. E quindi Lise, utilizzando questa differenza di massa, la trasforma in energia, usando la nota equazione di Maxwell, E uguale a mc quadro, e calcola che ogni nucleo fissionato produce circa 200 MeV. Per avere un'idea, questa è un'energia che è, cioè, molto più grande dell'energia prodotta da qualsiasi processo di tipo chimico, è circa 50 milioni di volte l'energia prodotta dall'ossidazione di un atomo di carbonio in una combustione. Inoltre, cosa succede? I neutroni prodotti, perché non so se vi avevo fatto vedere, però oltre ai due frammenti principali si producono anche altri neutroni. Questi neutroni possono a loro volta andare a colpire altri nuclei di uranio 235 e andare quindi ad innescare altri processi di fissione. In questo modo si può quindi avere un processo in catena, e per intendersi questo è il processo che viene utilizzato nei reattori nucleari per produrre energia e che può essere disastrosamente usato nelle bombe nucleari. Questa notizia si diffonde subito, perché? Perché Otto Frisch è un collaboratore di Bohr, quindi incontra Bohr, racconta subito questa scoperta, e Bohr era in partenza per gli Stati Uniti, per una conferenza negli Stati Uniti, e nel parlare con i colleghi la notizia ormai, diciamo, non è più segreta, raggiunge molti laboratori americani e addirittura in America esce sui giornali. Questo prima di essere pubblicata. A questo punto, nemmeno un mese dopo, Otto pubblica un articolo insieme al suo collaboratore in cui descrive i risultati dell'esperimento. In questo articolo non cita minimamente Lise, nonostante che il lavoro sia stato un lavoro pesantemente di gruppo, diciamo, anche se lei non era fisicamente a Berlino in quel momento. Va detto che non era facile per un ricercatore tedesco in quegli anni citare una ricercatrice ebrea, però insomma. E quindi a febbraio, un mese dopo, Lise pubblica invece insieme a suo nipote Otto Frisch un brevissimo articolo in cui dà la spiegazione teorica del fenomeno. Immediatamente si capisce che questo processo libera una quantità di energia enorme, e quindi la scoperta della fissione fa scattare la corsa alla bomba, la bomba atomica, sia da parte degli alleati che dei nazisti. In America quindi inizia il famoso progetto Manhattan, è un progetto enorme, vi partecipano gli scienziati più grandi del mondo,
e con un impegno tecnologico ed economico senza precedenti. È la prima volta che collaborano insieme tanti scienziati con una disponibilità economica di questo tipo. Lise, così come anche Bod, si rifiuta nella maniera più drastica di partecipare all'esperimento. Non avrò niente a che fare con una bomba. E questo non perché non tema il pericolo nazista, anzi lei, diciamo, lavorerà in parte con i servizi segreti britannici per trasmettere ai servizi segreti quelle poche informazioni che continuano ad arrivarle dai suoi colleghi tedeschi. E proprio perché in Germania c'è un gruppo di scienziati tedeschi, che è il cosiddetto Club dell'Uranio, di cui fa parte anche Otto Hahn, che sta nello stesso tempo intraprendendo un progetto simile a quello del progetto Manhattan, ma diciamo con risorse molto minori, non arriveranno assolutamente vicini alla costruzione della bomba, resteranno molto, molto lontani. E poi, come tutti sappiamo, diciamo, nell'agosto del 1945 gli aerei americani sganciano appunto le bombe atomiche sul Giappone. E Lise rimane molto turbata da questa cosa e, nonostante sin dall'inizio lei sia stata sempre chiaramente contraria all'utilizzo delle scoperte scientifiche per l'uso bellico, viene subito battezzata, soprattutto dai giornali americani, la madre della bomba, e viene considerata per il suo lavoro, quindi l'ideatrice, insomma, viene soprannominata in questo modo. Dopo il 1945, dopo la guerra, Lise critica aspramente Otto, ma non tanto, diciamo, per non averla citata abbastanza, ma critica Otto e gli altri scienziati tedeschi per non essersi opposti con sufficiente forza al nazismo. Otto ha aiutato Lise a fuggire dalla Germania, le ha persino regalato un anello di diamante nel caso che alla frontiera avesse per corrompere eventuali funzionari, però ha continuato a fare il suo lavoro senza mai opporsi esplicitamente, così come tanti altri tedeschi. Dal 1947 è a capo della sezione di fisica nucleare a Stoccolma e poi, diciamo, intorno al 1952 interrompe l'attività sperimentale per dedicarsi soprattutto all'insegnamento. Ha tante cose ovviamente da insegnare e oltre all'insegnamento si impegna anche per la diffusione, un impegno, diciamo, per la pace, per l'uso anche prudente dell'energia nucleare e soprattutto anche per la parità dei diritti delle donne nella ricerca e in generale nei lavori intellettuali. Nel 60 va a vivere, ormai anziana, non è più autonoma, e va a vivere dal nipote Otto Frisch a Cambridge, dove passa i suoi ultimi anni. Riceve moltissimi riconoscimenti, il più famoso è il premio Enrico Fermi, è la prima volta che viene dato a uno scienziato americano, e lo riceve proprio per la fissione nucleare insieme a Anna e Strassmann. Un elemento chimico, il Meitnerium, viene nominato così in suo onore dopo la sua morte, però niente Nobel. Nel 1945, quindi Otto Hahn riceve il premio Nobel del 1944 per la chimica per la scoperta della fissione nucleare e Meitner e Strassmann non vengono premiati. Questo, diciamo, c'è una lunga discussione che più o meno va dal 41 fino al 44, ci sono all'interno dell'Accademia del Nobel, ci sono fisici e chimici, ci sono pareri contrastanti, molti pensano che sia giusto dare il Nobel a tutto il gruppo, altri sostengono che vada dato solo a Otto Hahn. Diciamo, la scoperta della fissione nucleare è una scoperta molto interdisciplinare, in cui è stato fondamentale il contributo di Lise come fisica e di Otto come chimico. Diciamo, è stato fondamentale unire lavoro sperimentale e lavoro teorico, però il fatto che le due pubblicazioni principali siano uscite in maniera indipendente nel 1939 a causa dell'esilio forzato della Meitner in Svezia e il fatto che l'articolo di Otto Hahn non citi il lavoro di Lise Meitner ha fatto sì che si sia creato, diciamo, una falsa separazione tra questi contributi. Quindi il contributo di Lise viene sottostimato e soprattutto si pensa erroneamente che l'interpretazione teorica
sia da attribuire ad altre persone, come ad esempio a Vaud. Vaud in realtà risponde subito: no, non è vero, l'operazione è stata fatta dalla Meitner. Addirittura porta la commissione anche dei documenti del progetto Manhattan, perché agli americani era molto chiaro, diciamo, chi aveva rapito il meccanismo era la Lisa Meitner. E nei primi documenti del progetto Manhattan si fa proprio riferimento al lavoro e alle pubblicazioni di lei. Però questo non è sufficiente. Parlare a voce, quindi se non sentite fatelo capire in qualche modo, che cerco di alzare un po'. Io vi parlerò di Jocelyn Bell Barnard, che è un'astrofisica tuttora vivente e diciamo che lavora ampiamente ancora su questo tipo di materia, ed è stata responsabile di una delle scoperte più importanti dell'astrofisica moderna, cioè lei ha scoperto un particolare tipo di stelle che sono le pulsar, che hanno aperto, diciamo, un grandissimo campo di studi nella parte della fisica dedicata allo studio dei meccanismi celesti, diciamo. Jocelyn Barnell è nata nel 1943 nell'Irlanda del Nord ed è stata una delle prime ragazze all'Argan a cui è stato permesso studiare materie scientifiche, perché ancora a quel tempo le ragazze dovevano includere nel loro curriculum di studi materie come uncinetto e cucina e non materie come la matematica e la fisica. Nel 1954, a 11 anni, deve sostenere un esame per scegliere, un esame diciamo attitudinale, che è tuttora in corso, utilizzano in Gran Bretagna e nei paesi anglosassoni, per vedere quali sono le sue attitudini di studio. E lo fallisce, quindi lei non può accedere alla parte diciamo scientifica del suo college. Chiaramente questo fa capire quanto questi test siano rilevanti, visto poi la carriera che lei ha fatto. I suoi genitori, quindi, per farle studiare quello che lei desidera, la mandano a York, alla Mount School, che è una scuola ortodossa di quaccheri, che era molto all'avanguardia per i tempi correnti, dove appunto può seguire un curriculum scientifico. E qui Jocelyn conosce il suo insegnante di fisica, Mr. Tillot, che lei indica a tutt'oggi come una delle persone più influenti per la sua vita, e dice che le ha insegnato come da alcuni concetti base semplici della fisica si possono costruire modelli anche molto complessi e capire dei meccanismi veramente complicati. Nel 1965 si laureò a Glasgow e andò poi a fare il dottorato insieme a Anthony Hewish all'Università di Cambridge, dove ottenne appunto il suo dottorato nel 1969. Lei era andata appunto a studiare insieme a Hewish, che voleva applicare alcune tecniche nel campo della radioastronomia per studiare un particolare tipo di oggetto celeste che è il quasar. I quasar sono praticamente delle galassie attive al cui interno si trova un buco nero molto grosso sul quale accresce del gas in rotazione circolare. E questo produce una luminosità molto elevata ed era un oggetto ancora a quel tempo poco conosciuto. La tecnica che loro volevano utilizzare era una tecnica scoperta in quegli anni, che era la tecnica IPS della scintillazione interplanetaria. Praticamente utilizzavano quel meccanismo che noi possiamo osservare osservando il cielo notturno di notte, per cui vediamo le stelle scintillare, non hanno una luminescenza continua, diciamo. Quello che succedeva era esattamente la stessa cosa però in frequenza radio e non in frequenza visibile, cioè loro studiavano le fluttuazioni randomiche dell'emissione di una sorgente compatta dovute al fatto che l'emissione deve passare attraverso il vento solare all'interno del nostro sistema solare appunto e viene quindi disturbata e si osservano delle fluttuazioni. A questo scopo Hewish aveva deciso di costruire un grande radiotelescopio per dare via quindi allo studio di questi oggetti tramite questa nuova tecnica. Al momento in cui Jocelyn Bell iniziò il suo dottorato, il telescopio non era ancora stato costruito e lei impiegò i primi 2 anni del suo dottorato alla costruzione effettiva di questo strumento. La costruzione venne fatta direttamente da lei, Hewish, altre 3 persone del loro gruppo di ricerca
e alcuni studenti volenterosi che dedicarono le loro vacanze estive alla costruzione effettiva di questo strumento. Il radiotelescopio occupava un'area pari a circa 57 campi da tennis affiancati, sui quali vennero montati 1000 pali e circa 200 km di connessioni di cavi tra uno e l'altro. E una volta nella fase operativa potete iniziare, quindi anche se non era ancora del tutto costruito, il radiotelescopio poté entrare in azione. Jocelyn aveva la totale responsabilità delle manovre del telescopio e delle analisi dati che questo produceva. Per darvi un'idea, quello che usciva da questo telescopio erano delle carte, dei grafici, dei rulli praticamente, scritti da tre registratori contemporanei che producevano circa 30 metri di dati al giorno, che lei doveva analizzare da sola completamente a mano. Dopo circa 8 settimane di analisi di questi dati, quindi a centinaia di metri di grafici visionati, Jocelyn si accorse che c'era un disturbo che si ripresentava in modo, diciamo, in modo randomico, però con una certa frequenza. Quindi già osservò quelli che vedete segnati con le frecce, dei picchi intervallati in modo che sembrava regolare. Quindi lei si dedicò a uno studio in particolare di questo oggetto e si rese conto che questo disturbo appariva dalla stessa regione del cielo a distanza di certi periodi, ma succedeva in modo comunque molto frequente. Fece vedere questi risultati che ottenne al suo supervisore, quindi a Dewish, e decisero che, visto che questo segnale era molto strano, meritava un approfondimento. La sua prima idea fu che il segnale fosse prodotto da un'interferenza umana, quindi ci fosse un qualche tipo di azione umana che stava disturbando il segnale recepito dal radiotelescopio. Anche perché Ewish pensò che una pulsazione così rapida, perché avevano usato un segnale intervallato di circa 1.33 secondi, era troppo rapida per poter provenire da una sorgente stellare, che è una sorgente molto grossa, e quindi appunto si dedicarono a cercare di capire se c'era un qualche strumento umano che stava producendo questo segnale che loro rilevavano. Non ebbero fortuna in questo, però pochissimo tempo dopo vennero supportati da altri gruppi che avevano osservato lo stesso segnale. Quindi Scott e Collins osservarono poco dopo appunto un segnale esattamente identico a quello che osservavano loro, e sempre nello stesso periodo Pilkington misurò la dispersione di questo segnale e capì che questo segnale proveniva dall'interno della nostra galassia ma fuori dal pianeta Terra. Non sapendo propriamente da che pesce prendere, l'unica cosa che furono in grado di pensare, anche se non erano convinti, visto che erano degli scienziati fino in fondo, è che il segnale avesse provenienza extraterrestre, quindi ci fosse una qualche civiltà che stava cercando di comunicare con noi. E per questo il primo nome di questa sorgente è stato LGM1, cioè Little Green Man. E Jocelyn mi ha sembrato anche molto simpatica, perché come ogni buon dottorando, qualunque interferenza col fatto di riuscire a venire a descrivere la sua tesi di dottorato le sembrava orrenda, e quindi nonostante l'impatto che una cosa del genere avrebbe avuto sul mondo scientifico, lei era molto amareggiata, quindi diceva: ma come, io sto cercando di scrivere una tesi su questa nuova tecnica e qualche maledetto Milo Verde vuole complicare proprio con me ora, non è possibile. Quindi, presa dalla voglia di cercare di non buttare via tutto il suo lavoro, si mise a rivedere tutti i dati che erano stati scansionati fino a quel momento dal telescopio e riuscì a osservare dei segnali simili con frequenze diverse, con pulsazioni diverse, provenienti da regioni del cielo diverse. A questo punto era molto improbabile che ci fossero più omini verdi che volevano comunicare tutti quanti su quella frequenza con lei in quel momento, provenienti da pianeti diversi, e quindi chiaramente la spiegazione doveva essere un'altra. Nel 1968 fu sottomesso e pubblicato poco dopo a Nature l'articolo in cui veniva annunciata la scoperta delle pulsar. L'articolo aveva 5 coautori: il primo era Anthony Ewish e la seconda era Jocelyn Bell. Poco dopo fu capito anche che cos'erano queste sorgenti, grazie anche al lavoro di un astrofisico fiorentino che purtroppo è scomparso da poco, Franco Pacini, che capì che le pulsar erano delle stelle di neutroni che ruotavano molto velocemente. E questa è stata una scoperta estremamente importante, perché ha permesso per la prima volta nella storia della fisica di studiare degli oggetti in cui la materia erano stati altamente degenere, che erano stati teorizzati ma che non erano riproducibili in laboratorio. Nel 74 Ewish, insieme a Martin Ryan, un altro componente del loro gruppo di ricerca,
venne insignito del premio Nobel della fisica e Evich in particolare per il suo ruolo decisivo nella scoperta di Guzzo. E Jocelyn Bell non è stata neanche menzionata. La cosa, diciamo, più grave è che lei ha dovuto insistere con il suo supervisore per convincerlo che non erano gli uomini verdi che stavano nominando con loro, ed è soltanto grazie al fatto che lei si è impegnata da sola e alla sua caparbietà che è stato scoperto effettivamente che cos'era questo segnale che loro rilevavano. E a lei chiaramente è stato chiesto molte volte cosa pensava e cosa pensa tuttora del fatto che non sia stata nominata nel premio Nobel. E dice che al momento, visto anche che aveva un bambino piccolo che si era trasferito e lavorava da un'altra parte, le difficoltà di vivere in un ambiente scientifico e di mandare avanti una famiglia, di crescere un bambino in quel mondo, le sembravano talmente grandi che si rendeva conto che forse per le donne non c'era spazio in questo tipo di riconoscimenti. Adesso in realtà pensa più che altro che il problema fosse che lei era una studentessa, non il fatto che era una donna, perché la studentessa semplicemente non esisteva, cioè lei era lì, aveva fatto il lavoro, ma era una specie di servo a cui il capo diceva cosa fare e lei non aveva avuto un ruolo effettivamente attivo in questa scoperta. Dopo il Nobel del 74, in realtà Jocelyn Bell ha avuto tantissimi riconoscimenti, come potete vedere, ed è stata la prima donna direttrice dell'Istituto di Fisica ed è stata anche molto attiva nel tentare di aprire il più possibile le strade alle donne nel mondo della scienza. Per capire un po' che cosa sono questi oggetti che lei ha scoperto, volevo concludere facendo vedere un po' una piccola panoramica su queste stelle. Le pulsar sono appunto stelle di neutroni caratterizzate da un campo magnetico enorme, veramente molto alto, e una densità molto elevata. Sono ovviamente la densità di una stella di neutroni è pari alla densità che si trova dentro un nucleo. E per capirsi, hanno una massa che va da una volta e mezzo, tre volte la massa del Sole, racchiuso però in un raggio di 10 km invece in un raggio di 700.000 km, quindi rende conto di quanto è compattata la materia al loro interno. Il modo in cui nasce una stella di neutroni, una pulsar in particolare, è dalla morte di una stella molto massiccia. Si parla di stelle che hanno massa circa 8 volte la massa del Sole. Questi eventi si chiamano esplosioni di supernove di tipo 2 e praticamente quello che succede è che al momento in cui la stella che si sostiene, che sopravvive grazie al fatto che al suo interno e al suo nucleo avvengono le reazioni nucleari, arriva a produrre l'elemento più pesante che può essere prodotto all'interno di una stella, del ferro, non è più in grado di sostenersi grazie alle reazioni nucleari, ovviamente il suo motore interno si spinge e questo fa sì che non ci sia più niente a contrastare la gravità che tende a schiacciarla verso il centro. L'effetto di collasso che si innesca è inversamente proporzionale alla densità dell'oggetto che sta collassando. Quello che succede quindi è che gli strati più interni della stella, dove si è sintetizzato gli elementi più pesanti, crollano per primi e vanno a compattarsi formando una protostella di neutroni. Le regioni più esterne crollano in seguito, vanno ad impattare sulla protostella già formata e questo crea un'esplosione enorme che li spazza via e che spazza il mezzo circostante per distanze veramente molto grandi. Per capirsi, l'energia che viene prodotta viene fuori in una luminosità che può uguagliare quella dell'intera galassia in cui è ospitata la supernova. Per capirsi si parla di energie dell'ordine 10 alla 53 erg e corrispondono a una cosa tipo 70 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di lampadine da 40 watt accese contemporaneamente. Il motivo per cui noi osserviamo un segnale impulsato, cioè una cosa che si accende e si spenge in modo regolare, è dovuto alla struttura principalmente del campo magnetico di questo oggetto. Cioè, abbiamo detto che intanto il campo magnetico è un campo magnetico veramente molto alto, si parla di 10 alla 12 Gauss, che praticamente sono 7 milioni di volte più del campo magnetico di un magnete di quelli delle fasciate rotte, che sono in grado di tirare su circa 2000 kg di ferro in una volta sola. Quindi è un campo magnetico veramente molto alto. Il campo magnetico di una stella, così come anche quello del pianeta Terra, ha la forma che vedete in quella figura, mentre ci sono delle linee che si richiudono da un polo dal polo magnetico nord al polo sud. Il fatto che sia così alto fa sì che le cariche che ruotano intorno alla stella ovviamente sono costrette a scivolare lungo le linee del campo, per cui ovviamente rimangono in correlazione insieme alla stella e non possono scappare. L'emissione che noi osserviamo, che è prodotta appunto da queste cariche, emissione elettromagnetica, proviene dai poli magnetici. Il motivo per cui lo osserviamo è una sorta di effetto faro ed è dovuto
dovuto al fatto che la stella ha un asse magnetico e un asse di rotazione che non sono allineati, ma c'è un'inclinazione. Quindi, mentre la stella ruota attorno al suo asse, i due poli si trovano in posizioni diverse rispetto ai poli di rotazione, e quindi quello che succede è che ad un certo punto uno dei due poli punta verso di noi, e noi possiamo vedere il fascio di elettroni che stanno scappando dalla linea di campo che non si chiudono, sono quelle che partono dai due poli. E quindi appunto vediamo una cosa molto simile all'effetto faro, cioè quello che possiamo vedere se andiamo a vedere il faro in un porto, per cui vediamo la luce solo nel momento in cui sta passando nella nostra direzione di vista. Il motivo per cui la scoperta di queste stelle è stata molto importante per l'astrofisica moderna è che appunto hanno permesso intanto di studiare degli oggetti in cui si avevano densità nucleari che non erano ancora stati visti da nostra parte e non sono riproducibili in laboratorio a causa dell'enorme energia che servirebbe per produrli. Ha permesso inoltre anche di aprire tantissimi campi dell'astrofisica, tra cui quello degli studi dei resti di supernova, che sono appunto le stelle che producono le pulsar, che sono oggi uno degli oggetti più studiati in astrofisica. La serata stasera si è prolungata un po' più del solito, perché spero che ci perdoniate. D'altra parte volevamo illustrare più di una figura e quindi c'è un pochino più di tempo. Io ringrazio moltissimo l'oratrice perché credo che abbiano fatto un bel lavoro e ci abbiano anche fatto conoscere queste vite così interessanti e entusiasmanti di queste donne che di fatto sono un po' meno note e meriterebbero forse di essere conosciute un po' di più. Se ve la sentite ancora non è troppo tardi, ovviamente noi come sempre siamo disponibili, loro soprattutto sono disponibili a rispondere a eventuali domande o curiosità che ci possono essere. Io ho una domanda, faccio prima. Quel video che facevi vedere era lo scoperto di una... Sì. Okay. Non lo spero. Ok, grazie. La mia domanda era finita. Per cui Meitner deve appunto scappare da Berlino un po' prima dell'esperimento cruciale, forse le cose sarebbero andate diversamente. Cioè io credo che nel caso della sua storia la situazione di essere una donna scienziata donna e non uno scienziato uomo abbia inciso molto nella prima parte della sua vita, quindi nel fatto di dover lavorare gratuitamente fino a 35 anni, di diventare professoressa molti anni dopo il suo collega appunto Otto, nonostante che appunto il lavoro era portato avanti da altri. Il discorso, scusate, non stavo rispondendo, ma il rapporto con Otto, da quello che posso capire, io non sono riuscita a fare uno studio storiografico così approfondito, ma anche leggendo un po' delle lettere che loro si scambiavano, è che Otto in parte diciamo continua il suo lavoro in Germania a prescindere dal fatto che, a differenza di Lise, ad esempio, porta avanti anche degli studi
ricerche per degli strumenti di tipo bellico, e quindi già questo apre un contrasto. Sì, cioè lei non accetta il fatto che lui comunque collabori alla costruzione, metta a disposizione insomma gli strumenti della scienza per costruire delle armi, e questo è uno dei motivi di scontro tra i due, e questo già da prima. Nel momento in cui poi appunto lei va via, lui comunica l'esperimento, lei lo interpreta. Lui probabilmente in parte si indispettisce anche per il fatto che il nipote di Lise, Otto Frisch, comunica la cosa a Bohr, per cui la notizia insomma, si diffonde prima che anche lui riesca a pubblicare. Quindi lui a quel punto pubblica molto rapidamente di corsa, e nel fare questo, un po' perché è indispettito, un po' perché comunque per volere essere lui diciamo al centro, lui critica a un certo punto, quando la notizia arriva a Bohr, dice ma sembra che sia tutto merito dei fisici, cioè a quel punto si innesca anche un meccanismo un po' di competizione. Dice no, allora la parte importante è la parte sperimentale, io come chimico nucleare ho fatto un discreto lavoro per riuscire a trovare questo bario, ora sembra che sia tutto merito dei fisici, ne danno un'interpretazione teorica. E fatto sta, lui nel suo articolo non cita il lavoro di Lise. Lise lì per lì è molto arrabbiata, quindi dice ma io potrei quasi far vedere le lettere in cui Otto mi chiede, mi puoi aiutare a dare le spiegazioni? E però diciamo non lo fa, perché chiaramente ancora comunque siamo appunto nel 38, nel 39, per cui anche questa corrispondenza fra lei, diciamo se fosse venuto fuori che dei ricercatori tedeschi facevano ricerca insieme a una scienziata ebrea esule, chiaramente avrebbero passato dei guai. Quindi a quel punto non era solo una disputa scientifica, ma ne andava della sicurezza stessa di Otto, diciamo. Dopodiché Otto e Lise si incontrano anche dopo la guerra. Lei rimprovera a lui il fatto appunto di non essersi opposto abbastanza al nazismo, però mantengono comunque diciamo una certa amicizia, non più diciamo le volte all'inizio, però colpisce però che lei sia definita la madre della bomba, questo domando ingiustamente, perché comunque il suo calcolo dell'energia liberata nella fissione, certo, arriva negli Stati Uniti, arriva a Bohr, arriva a Einstein con la famosa lettera chiede al Presidente degli Stati Uniti di avviare un progetto proprio perché per il pericolo della Germania più di prima la bomba atomica, e quindi in maniera del tutto ingiusta, perché appunto lei è tra i pochi scienziati che si rifiuta di partecipare. Se voglio sapere, non è che avete fatto una statistica per vedere se c'è un cambiamento temporale nell'affermazione delle donne in vari settori scientifici a livello dei Nobel, oppure se un problema riguarda strettamente la fisica, questo della... È un discorso un po' lungo, lo dicevo prima, io ho guardato un po' di numeri, perché questo è un discorso che meriterebbe una serata a sé stante. C'è un paio di cose, della biografia di Einstein, perché c'è scritto a un certo punto che riuscì a ottenere una sorta di compromesso con le autorità tedesche dopo il 33, per cui si poteva continuare a usare la fisica teorica moderna, eccetera, contemporanea, però senza, cioè con una damnazio memoria degli autori condannati, cioè qualcuno si doveva più citare. Sì, questo lo dice anche Lise dopo la guerra, sì. Che la Meitner dice in Germania c'è stata proprio una cancellazione di tutto il lavoro dei ricercatori ebrei, è stato messo. Sì, per cui vabbè, c'è il discorso sulla relatività, erano discorsi propagandistici nel campo scientifico, si continuava a usare la relatività, eccetera, però non si doveva nominare gli autori, diciamo, di queste cose. Poi magari un fatto che forse non... Cioè per quanto riguarda l'atteggiamento verso le donne in fisica, appunto, negli anni 30-40. Quando Fermi fece quella
cosa è poi interpretò erroneamente, no? Quando pensò di aver trovato gli elementi transuranici, sì, quando va a diventare chi lo voleva chiamare Mussolini o che cosa, che poi invece aveva fatto la fissione del nucleo, né? Ci fu una chimica tedesca che era molto famosa, peraltro, in Germania, cioè era una, aveva scoperto il uranio, eccetera. La quale immediatamente scrisse un articolo, io l'ho letto, breve, ma estremamente ragionevole, in cui diceva, prima di interpretare questa cosa come un transurano, qualcosa di nuovo, bisognerebbe le analisi chimiche che sono state fatte su materiali prodotti non si fermassero, diciamo, a più uno, sì, andassero più. Non li cercavano neppure più leggere. No, aspetta, no, appunto non li cercavano, ma lei disse sì, bisogna, per poter affermare questa cosa dovreste arrivare fino a Bari, appunto, cioè a escludere che ci sia la presenza del Bari, cioè. E questo è un articolo pubblicato sulla Zeitung, sulla, cioè, non è che sia nello stesso, insomma, l'anno stesso in cui era venuto fuori, no. Fermi dice, sì, c'è la testimonianza di Rassetti, si rifiutò addirittura di prendere sul serio questa cosa perché era scritta da una donna. Ma delle cose. D'altra parte, voglio dire, quel discorso che voi fate in Germania era proibito, era proibito dappertutto, cioè, tranne in Italia, perché l'Italia era un paese così arretrato che nello Statuto Albertino c'era scritto era, che le cose erano permesse solo ai re Nicoli, e quando era scritta ai re Nicoli dava per scontato che i re Nicoli fossero solo uomini nel momento in cui fu fatto lo statuto. Dopo passati 30-40 anni le donne, insomma, re Nicoli siamo anche noi effettivamente, che l'Italia era un paese all'avanguardia dal punto di vista della possibilità per donne di studiare, non poi di esercitare la professione, perché a quel punto i blocchi nascevano da altri livelli. Però sarebbe interessante sapere se ci sono appunto differenze poi tra la biologia e la fisica, la matematica. Come dicevo all'inizio, no, quello discorso non mi prende una serata per conto suo, cioè andare a vedere e a studiare anche le statistiche, anche su come le donne poi in realtà sono, lavorano in campo della ricerca, sia a livello di istituzioni private che pubbliche, insomma, ci sono anche dati interessanti che fuori la comunità europea su questo. Sicuramente per quanto riguarda i Nobel non c'è stato un gran cambiamento, cioè come dicevo all'inizio, se uno si poteva aspettare questa bassa percentuale, soprattutto in campo scientifico all'inizio del secolo, questa avrebbe dovuto livellarsi un pochino andando avanti negli anni, perché effettivamente, cioè, il numero di donne che lavorano adesso in questo settore è molto elevato e di fatto non è tanto successo. Cioè, nel 2009 due donne da sole hanno vinto un premio Nobel per la medicina, poi per il resto, cioè la percentuale è ancora molto bassa, anche nel 2010. Cioè non è che è abbassata dai pochi Nobel data all'inizio, anzi, cioè, se ci si pensa la Marie Curie ha vinto un premio Nobel, ha vinto addirittura due, quindi non è così. È un dato un po' allarmante, o quantomeno un segnale che andrebbe accettato. Qui una cosa, ma delle giurie dei Nobel, signore, dei comitati dei Nobel, cioè è visto una specie di pariteticità? No, perché no. Chiama non credo proprio. Non credo, io non credo. No. La soluzione più. Il nome del rosa, sai. Comunque la Marie Curie ci va prendendo nome, lo penso, non mi dà. Penso perché il marito ti rifiutò di accettare. C'è un comitato? No, io non lo so veramente. C'è un comitato che decide, però raccolgono, che consultano il mondo scientifico abbastanza. C'è una segnalazione da tutto il mondo scientifico. Invece dovrebbe tenerne conto. Sì, è sempre il solito, se tu vai a vedere un po' da statistici che ci sono, le donne ce ne sono tante nelle università, anche nelle aziende di ricerca, ma quanti rettori ci sono? Quanti professori ordinari ci sono? Cioè bisogna andare a vedere come sta la scala gerarchica all'interno delle università, non sto parlando dell'Italia, è un problema europeo. Però se uno ha fatto dei contributi come quelli che sono stati citati stasera, la comunità scientifica lata dovrebbe segnalarlo.
nel caso della Meitner lei è stata segnalata e per questo ci sono stati 3-4 anni di discussione tra pareri contrastanti, però ha vinto la posizione che riteneva che fosse più giusto dare il premio solo a 8 anni. E volevo dire, aggiungere una cosa che l'ha detto Paola, che appunto Franklin era una cristallografa, è legata al Nobel, però due cristallografe dopo lo hanno ottenuto, Dorothy Hodgkin, che credo era attiva proprio in quel periodo lì. In quel periodo lì la Rosalind è andata dalla Dorothy Hodgkin a fargli vedere delle immagini di distrazione per farlo costruire. Chissà che non sia stata anche un minimo di compensazione per non aver fatto un tempo a darlo alla... Tra l'altro diceva all'inizio nella clinica non va male, nel senso che nelle scienze un po' più dure quella in cui la percentuale di donne è più alta, chissà perché. E invece 3 anni fa l'ha preso la Ionat, sì. Sempre per studi su ribosoma, quindi insomma su materiali di fondamentale interesse biologico, e sempre attraverso termini cristallografici che non sono assolutamente banali data la complessità di questi grandi sistemi, di queste grandi molecole. Bene, andiamo a casa. Prima di mandarvi via vi dico due cose. L'Associazione di Scienza è un'associazione che si basa sul lavoro dei volontari, che non ha nessun tipo di finanziamento. Noi facciamo una tessera annuale che costa 10 euro, e chiunque avesse voglia di sostenerci in qualche maniera è possibile al banchino in fondo iscriversi, e in ogni caso anche se vi volete iscrivere potete lasciare il vostro indirizzo email in modo da ricevere comunque le nostre comunicazioni e le serate che organizziamo. E a questo proposito vi ricordo anche il nostro prossimo evento, che sarà il 21 di marzo, che anziché una conferenza sarà un caffè scienza, perché noi facciamo due tipi di eventi diversi, facciamo le conferenze qui alle Oblate e il caffè scienza all'SMS di Vicredi, e quello del 21 di marzo si occuperà di cambiamenti climatici globali, economia globale e architettura. No, è agricoltura, intanto c'è agricoltura, quindi chiunque voglia venire il 21 di marzo, che va ad essere di riprendere la salute.